A circa due terzi del proprio percorso, il Po incontra l'Oglio, uno dei suoi principali affluenti, che apporta al grande fiume le fresche e chiare acque delle alte valli lombarde. L'abbraccio di questi due corsi d'acqua racchiude una terra fertile e ricca, alla quale un singolare intreccio di natura e cultura ha regalato nel corso dei secoli un eccezionale patrimonio di tesori artistici e paesaggistici. Il ponte di Barche, porta d'accesso ideale del territorio e perfetta opera di ingegneria che da 90 anni collega le due sponde del fiume a Torre d'Oglio, consente di attraversare in sicurezza le acque, ma con passo lieve e nel pieno rispetto del meraviglioso spettacolo che la natura offre. Il triangolo di terra racchiuso tra i fiumi Oglio e Po è costellato da castelli e borghi antichi, alcuni dei quali come Castelponzone, Pomponesco e Sabbioneta sono annoverati fra i più belli d'Italia, ma anche da storici edifici rurali, pievi medievali e ville patrizie fatte costruire da nobili famiglie lombarde come luoghi di villeggiatura. I magnifici parchi e giardini di Villa Ferrari a Gussola e Villa La Todeschina a Rivarolo del Re offrono conforto e frescura nelle calde giornate estive, circondando i visitatori di bellezza e tranquillità. Arte e storia intrecciano il loro cammino anche a Villa Medici del Vascello di San Giovanni in Croce, sontuosa dimora che fu abitata da Cecilia Gallerani, la famosa dama con l'ermellino ritratta da Leonardo. Fra le grandi famiglie che hanno lasciato il loro segno sul territorio, bisogna ricordare soprattutto quella dei Gonzaga. Molti sono i centri che recano le tracce della loro signoria, come San Martino dall'Argine, con i suoi caratteristici portici e la chiesa del castello, Rivarolo Mantovano, città murata alla quale si accede passando sotto imponenti porte sovrastate da torrioni merlati, Isola Dovarese, con la sua grande piazza centrale, ma soprattutto il nome della grande famiglia mantovana è legato a Sabbioneta. Fondata da Vespasiano Gonzaga Colonna fra la metà e la fine del XVI secolo, seguendo i principi umanistici della città ideale, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità nel 2008. All'interno della sua cinta muraria sono racchiusi monumenti di grandissima importanza, come la Galleria degli Antichi ed il magnifico Teatro Olimpico. Sabbioneta rappresenta il fulcro di un progetto di valorizzazione che coinvolge le terre d'acqua comprese fra l'Oglio ed il Po. Siamo nel Teatro all'Antica di Sabbioneta, primo teatro stabile d'Europa, realizzato dal duca Vespasiano Gonzaga alla fine del Cinquecento. Questo teatro è il luogo simbolo, patrimonio mondiale dell'UNESCO, di questo nostro territorio, dell'Oglio Po. Il progetto OP è finalizzato a valorizzare turisticamente quest'area, un'area molto interessante, ricca di patrimoni storico-artistici, di ambiti naturalistici molto interessanti e di prodotti enogastronomici che caratterizzano e rendono ricca e interessante per tutti questa area. Il territorio dell'Oglio Po è un territorio su due province, la provincia di Cremona e la provincia di Mantova. Siamo lontani dalle due città e per questo abbiamo deciso di fare un brand. La Casal Maggiore, che è alla sinistra del Po, bagnata per tutta la sua lunghezza dal grande fiume, è da sempre una cittadina di accoglienza, perché di fatti nasce sull'incrocio di due strade, da sempre che ha portato l'ospitalità in questo territorio. Fra i patrimoni che questa terra esibisce, non si può dimenticare la grande attrattiva rappresentata dalla gastronomia locale. Definita cucina di principi e di popolo, propone sia piatti ereditati da antiche tradizioni popolari che preparazioni ideate dai raffinati cuochi di corte dei Gonzaga. Arneo Nizzoli, che da oltre 50 anni accoglie personaggi famosi e gente comune di ogni parte del mondo nel suo ristorante, ci elenca le più significative preparazioni che caratterizzano la cucina dell'Oglio Po. I grandi salumi, e dai grandi salumi abbiamo i nostri grandi primi piatti, dai tortelli di zucca, i risotti, i spaghetti, tutto il resto che noi facciamo, i secondi piatti dove ci sono i nostri pesci,
abbiamo il dalluccio, diciamo il pessegatto, abbiamo le rane, abbiamo le lumache, diverse cose. E i grandi dessert, dove abbiamo la torta sbrisolone, la torta di tagliatelle, il sugo duo con lo zabaglione, i biscotti. Questo itinerario nel territorio disegnato dalla confluenza dei fiumi Oglio e Po ci ha fatto conoscere una regione ricca di potenzialità, in parte ancora inespresse, che si espone senza filtri al visitatore. Una terra genuina come la sua gastronomia, che ha ispirato artisti di tutti i campi e in tutte le epoche. Per scoprirla basta un breve viaggio.